Salve ragazzi, oggi è un video inusuale rispetto al solito, è tantissimo e non ci si sente, lo so, non ci sono più stato per niente, però adesso un minimo si vada a ritornare con questo progetto, diciamo. Mi è arrivato adesso da poco questo nuovissimo case che sarà per costruire un computer che sarà adibito al gaming e a il montaggio video, e quindi mi darà potenza per poter usare Premiere al meglio, visto che con il portatile andava molto a scatti. Quindi adesso direi di fare un bel unboxing, e siamo anche in un punto un po' scomodo perché appunto di solito non ci si entra, è troppo grande, e quindi si guarda di fare quello che si può. Vi faccio vedere il case, ok? Questo è il case nella sua interezza, ma guarderò di farvelo vedere meglio cambiando le inquadrature, prendendo la telecamera a mano, ok? Adesso lo facciamo. Niente, vi faccio vedere. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo qui come prima cosa tutti i tasti che possono essere quelli del case, insomma, e abbiamo questo il pulsante d'accensione, che quando poi sarà collegato al PC ci sarà qui il logo della CM Storm. Questo ovviamente è un case della Cooler Master ed è lo Striker, CM Storm Striker. È un full tower, e appunto abbiamo qui i tasti che servono, per esempio questi LED servono ad indicare la velocità delle ventole, e con il più e il meno si regola in tre posizioni. Poi abbiamo accensione e spegnimento dei LED delle ventole. Poi abbiamo USB 3.0, USB 2.0, tasto di reset, cuffie, microfono e i leddini dell'accesso alla memoria e processore del genere. Insomma, i leddini quelli classici che vedete sempre lampeggiare nel computer. Poi abbiamo, vedete, questa sorta di... questo sarebbe il design, questo è il design, vedete? Un po' stile macchina da corsa, cose del genere. Poi ovviamente vediamo dietro e abbiamo un filtro dell'aria. Un pregio di questo case è che, a parte il fatto che è un full tower ed è veramente gigante, abbiamo filtri dell'aria ovunque, in molte parti di questo case, perché qui abbiamo un filtro sotto l'alimentatore, c'è un altro filtro, e davanti, dove poi opzionalmente sotto potremmo mettere dentro altre due ventole, c'è un altro filtro, e fin qui ci siamo. E poi una caratteristica è il fatto di avere il pannello con il vetro, che è plexiglass, non è vetro. Adesso direi di vedere, l'ultima cosa che manca qui davanti è l'X-Dock. Qui ci si infilano gli SSD rapidamente come se fosse una porta USB, tutti gli slot per tutto quello che vogliamo mettere. Qua su in cima lettori DVD, card reader eccetera, e qua sotto niente perché ci ho messo le ventole. Qui abbiamo il logo Cooler Master, sull'alluminio, che ci fa accedere ad un cassetto segreto dove dentro ora ci sono tutte le viti e qualche gavetto. Ora vi volevo far vedere, vediamo se riesco a chiudere. Ora vi volevo far vedere il dentro, quindi adesso. Bene. Non ho messo a fuoco. Bene. Dentro, allora, qui abbiamo le hand screw, che sono le viti che si aprono a mano. Vediamo. Questo case pesa circa 16 kg o 15, roba di genere, a vuoto, quindi senza averci ancora messo niente all'interno. E adesso riprendo le camere perché vi faccio vedere dentro. Allora, una cosa da notare è la magnifica e enorme ventola. Questa ventola è da 200 mm se non mi sbaglio. Guardate, non lo so, ora che vi posso far vedere, non c'ho nemmeno il telefono a portata di mano, però è gigantica, è enorme, vedete?
ci vuole tutta la mano, sono 200 mm insomma. Qui dietro un'ante dovrebbe essere sui 140 o cose del genere. Quelli sono le uscite per i tubi di raffreddamento a liquido, gli slot per le schede. Questo è un pratico sistema per fermare i cavi delle periferiche. Quello è l'alloggiamento dove ci andrà appoggiato l'alimentatore. Pratico castello per metterci l'SSD, ma probabilmente io lo metterò qui dentro dove stanno gli hard disk. Questo è tutto l'ammasso di cavi che serve ad alimentare il tutto e quindi poi anche al controllo lassù, tutto, insomma, tutto quello che serve per far andare sto case. E una cosa da notare del davanti era, che adesso lo vediamo, che qua sotto ci sono le ventole, cioè qua davanti. Qui c'è una ventola e qui sotto c'è un'altra, perché di solito quando viene fornito con le ventole che aspirano di lato e buttano fuori dall'altra parte, ma dato che una continuità migliore è aspirazione davanti e estrazione dietro e sopra, ho deciso di spostarle. Infatti adesso sono posizionate in questa maniera, se vediamo dentro, eccole. E questo è quanto. Questo è un case meraviglioso. Da quando lo vidi la prima volta decisi lo volevo acquistare. È un full tower, è un po' grande perché si parla di più di mezzo metro in ogni direzione, sia in altezza che in profondità, e anche come larghezza siamo molto larghi, è molto più grande di un qualsiasi case. Però la comodità c'è, ragazzi, e a quel punto, per esempio qui nella piastra dove si mette la scheda madre, spazio c'è, ce ne mette qualsiasi scheda madre volete. E questa era una cosa piacevole, diciamo, no? A questo punto io direi, non so se metterà fome o il case. A questo punto, ragazzi, io come voto, se possiamo, se dobbiamo dare un voto a questo case, io gli do, beh, per quant'è, senza stare a guardare i difetti che uno potrebbe dire è troppo grande, quelli non sono difetti, quello è perché te non c'è spazio in camera o perché non lo so, tu lo vuoi più piccino. Però per quello che è la perfezione di diamante, quindi io gli darei un 9,5/10, perché secondo me lo merita. Poi andrà visto tutto montato quando ci metteremo tutti gli altri pezzi, però per adesso no. Continuate a seguirmi perché poi farò l'unboxing di tutti gli altri pezzi e a breve anche periferiche, perché alla fine mi sono spostato qui sul canale Comio, diciamo. Rimango qui a fare questi unboxing perché il progetto è anche per l'editing dei video e quindi sta qui, va bene? E ci vede il prossimo video, iscrivetevi e commentate, anche se ora con Google Plus mi è passata completamente la voglia perché mi fa schifo, però guardate di fare che si fa ora con Google Plus, va bene, ragazzi? Ci si vede al prossimo video.